Ciao a tutti e benvenuti al nuovo tutorial del canale Handy and Made. Oggi vi spiegherò come seguire questa borsa che ha la particolarità di avere al centro della lavorazione della corda. Questa è la base che è in similpelle ed è tonda, dopodiché viene lavorata torno torno la borsa che cresce velocemente in quanto abbiamo scelto una corda piuttosto doppia. Vi spiegherò come eseguire questi fantastici manici e come applicarli. Successivamente, se vorrete, farò un video tutorial a parte per queste decorazioni che sono fatte con la tecnica freeform. Fatemi sapere se questo tipo di tutorial vi interessa attraverso le vostre richieste nei commenti. A questo punto non ci resta che iniziare il nostro video con l'utilizzo dei materiali. Per questo nuovo lavoro abbiamo bisogno innanzitutto di una fettuccia. Io l'ho scelta in licra da 4 cm dal sito della Tessiland in colore grigio. Poi dobbiamo usufruire di un metro da sarta, un accendino, dello scotch, quello che utilizzano gli elettricisti, due uncinetti, uno del numero 3 in modo che possa passare nei buchini e un uncinetto numero 10 per la lavorazione della borsa. Il clou di questo lavoro è la corda, è una normale corda da comprare in ferramenta. Io l'ho presa da 8 mm, ma per questo lavoro è ottima anche quella da 10 mm. E naturalmente un fondo che io ho preso tondo del diametro di 23 cm, sempre sul sito della Tessiland, per la parte bassa della borsa. Il metraggio della corda, allora, io ho comprato 7 metri ricavandone 10 spezzoni, perché ogni spezzone deve essere pari a 69 centimetri, in quanto 69 centimetri è proprio la misura della circonferenza del nostro fondo. Naturalmente la misura della corda varierà al variare della misura del diametro e quindi della circonferenza del nostro fondo. Come lavoriamo? Prendiamo questa corda, tagliamo tutti gli spezzoni uguali, mi raccomando, a 69 centimetri. Poi io ho messo dello scotch intorno ai margini in modo che non si sfilaccino e li ho ulteriormente rifiniti con un colpo di accendino in modo che tutti i fili non vengano a sfilacciarsi. Dopodiché, con un puntino di colla a caldo, prendete i due estremi, li unite. Ora, naturalmente, questo è un campioncino dimostrativo. Una volta che la colla si è asciugata, con un altro spezzone di scotch per elettricisti, potete arrotolare un po' di scotch intorno alle due estremità. Vi faccio vedere quello che è il risultato finale della giusta grandezza. Questo è la corda di 69 centimetri già unita e rifinita con lo scotch. Guardate, è esattamente lunga quanto la circonferenza di questa base. Non deve debordare, preferibilmente non deve essere più piccola e soprattutto devono essere tutti uguali. Possiamo ora procedere a lavorare la nostra borsa. Partiamo avendo a nostra disposizione il fondo e uno degli spezzoni di corda già chiusi. Utilizzeremo l'uncinetto 3 perché dobbiamo agganciare la nostra licra al fondo. Allora, notate che la corda sta dal lato interno del fondo mentre il lato esterno è vuoto. Entriamo in uno dei buchini tenendo la corda all'esterno. In questo modo agganciamo il nostro filato di licra e iniziamo a lavorare. Quindi prendiamo il filato, lo passiamo attraverso il buchino sul lato esterno del nostro fondo, dopodiché inglobando anche la corda, vedete, fissiamo il punto, cerchiamo di fissarlo tenendo la corda all'interno del fondo. Guardate, così facciamo una catenella e proseguiamo orizzontalmente. Entriamo di nuovo nel buchino, la corda è sempre dal lato esterno, agganciamo, tiriamo su e chiudiamo un punto basso. Andiamo ancora oltre, entriamo nel buchino,
con la licra avvolgiamo anche la corda, portiamo su e facciamo un punto basso. Vedete, stiamo creando un primo giro che raggruppa fondo e primo strato di corda. Entriamo, agganciamo la licra, guardate, è molto semplice, e facciamo un punto basso. Ancora continuiamo il nostro lavoro semplicemente a punti bassi. Se si dovesse vedere la corda, procediamo ad allargare un po' la licra. Tenete conto che stiamo lavorando con l'uncinetto numero 3, una licra di 4 cm, quindi abbiamo tutto il margine per allargare la licra. Ancora punto basso e facciamo così per tutto il giro, un punto in ogni buchino. Siamo arrivati all'ultimo punto da lavorare. Entriamo, naturalmente facciamo l'ultimo punto basso, ricordiamoci sempre di allargare un po' la licra se necessario. Chiudiamo con il nostro punto basso, dopodiché io vi consiglio di tagliare la fettuccia, quindi tiriamo via. Io in questo lavoro chiuderò ogni giro tagliando il filo, perché il lavoro viene meglio, non si vede la differenza, il punto di congiunzione tra un giro e l'altro. Passiamo il nostro filo sotto questa maglia, non la prima, vedete, dove abbiamo il nodino iniziale, ma la seconda, lo tiriamo fuori e lo ripassiamo entrando sotto questa maglia, che è la penultima, sotto, e si passa nel centro. In questo modo non si noterà, facendo anche un bel nodino per stringere le estremità, non si noterà il punto di congiunzione. Prendiamo un altro spezzone di corda. Per iniziare il secondo giro abbiamo già creato un cappiolino, naturalmente posiamo l'uncinetto 3 e iniziamo a lavorare con il nostro uncinetto 10. Il cappiolino è pronto, entriamo sotto la prima maglia. Però io non lavorerò a maglia bassa normale, ma lavorerò a maglia bassa presa in costa dietro. Che cosa significa? Che invece di inserirci sotto la maglia in questo modo, ci inseriremo nel centro della maglia verso il dietro. Quindi io entro nel centro della maglia, tengo la corda sopra, aggancio il mio cappiolino di licra e lo porto sul lato esterno del lavoro, chiudo la maglia e passo oltre. Cosa faccio? Entro al centro della maglia successiva, aggancio la corda e faccio la mia maglia bassa. Ok, stringo bene, entro, guardate, c'è la corda, entro con l'uncinetto dentro la maglia, al centro della maglia, aggancio la corda, prendo la licra e chiudo la mia maglia bassa. Vedete, riusciamo a lavorare così un'altezza molto maggiore rispetto a quella che avremmo lavorando senza corda, e quindi alla fine la busta sarà più sostenuta e più leggera, perché dovremo utilizzare una quantità minore di licra. Ancora abbiamo il nostro punto sull'uncinetto, entriamo al centro della maglia, agganciamo la corda e chiudiamo con la maglia bassa. Andiamo avanti così fino alla fine del giro. Anche in questo giro ho lavorato l'ultima maglia bassa, ho tagliato la mia licra, sfilo il punto, entro sotto la maglia in questo modo e poi ripasso, ecco qua, dentro il centro della maglia precedente a chiudere.
Nel caso in cui vi rendeste conto che qualche punto è troppo largo, con questa modalità potete anche fare due maglie basse nello stesso punto sottostante. Naturalmente tra il primo e il secondo giro si gioca tutta praticamente la grandezza e la numerosità dei punti. Da questo giro in poi naturalmente ripartite per un numero di giri che ritenete sufficiente per dare alla borsa la grandezza desiderata. Noi ci vedremo quando avremo finito di lavorare tutti i giri. Ed ecco l'esterno della nostra borsa terminata. Ho eseguito esattamente 10 giri con la corda e la licra. A questo punto abbiamo raggiunto l'altezza di circa 25 cm, quindi ci possiamo ritenere soddisfatti. Naturalmente ognuno può dare alla borsa la grandezza che vuole. Ho finito l'esecuzione del bordo superiore facendo un giro a maglia bassissima, sempre presa in costa. Allora, a questo punto non ci resta che fare il manico e naturalmente creare una fodera per l'interno, visto che avendo tagliato il filo ad ogni giro abbiamo dei residui di fettuccia che è meglio coprire. Iniziamo ora quindi la lavorazione del nostro manico. Iniziamo il nostro manico lavorando lasciando innanzitutto un po' di margine. Facciamo 3 catenelle comprese del nodo, quindi 1, 2 e 3, quindi il nodo ci conta catenella. Entriamo nella prima catenella e chiudiamo con una maglia bassissima. Ora, guardando questo piccolo lavoro che abbiamo in mano, da destra verso sinistra ruotiamo ed entriamo in questo punto diagonale e in quello sottostante da destra verso sinistra, chiudendo a 2 a 2. Abbiamo ora un solo punto sull'uncinetto, giriamo, ruotiamo nuovamente da destra verso sinistra ed entriamo nei due punti che ci troviamo in diagonale. Chiudiamo a 2 a 2. Guardate, un punto sull'uncinetto, ruoto, vedo 1 e 2 punti. Sarebbero questi due che prendo andando da destra verso sinistra in diagonale e chiudo a 2 a 2. Ancora entro in questi punti diagonali e chiudo a 2 a 2. Si sta formando una treccia che sarà utilizzata come manico. Questo è il risultato finale, tra l'altro molto carino, di questa lavorazione intrecciata che utilizzeremo come manico. Noi possiamo creare sia un solo manico posizionandolo ai lati della borsa con dei cerchi e quindi portando la borsa a tracolla, oppure possiamo fare due manici uguali, anche un po' più corti, che possiamo utilizzare per portare la borsa a mano. In questo caso la parte superiore della borsa risulterà un po' più schiacciata. Vi consiglio di non fare un manico troppo ampio, io l'ho fatto di 40 cm perché sia per la lavorazione sia per il materiale utilizzato risulta molto elastico. E questo è il risultato finale del nostro lavoro. Come potete vedere, la borsa è molto carina e anche soprattutto molto facile da eseguire. Farò successivamente anche un piccolo tutorial specifico per la fodera, perché avendo spezzato ad ogni giro il filo per non far vedere il punto, diciamo, di giuntura tra un giro e l'altro, è necessario mettere la fodera, perché potete vedere che l'interno così non è molto carino. Detto questo, aspetto i vostri commenti per quanto riguarda la parte freeform, che per me sono sempre delle decorazioni molto molto carine e particolari. A questo punto il nostro tutorial è finito, come al solito spero che vi sia piaciuto e che sia un'utile fonte di ispirazione per i vostri futuri lavori. Se così è, non dimenticate di mettere un mi piace al nostro video e se vorrete continuare a seguirci iscrivetevi al nostro canale. Buon divertimento!